perché insomma quando si tratta di Wimbledon è sempre grande tennis, di tennis in differita. Qui passiamo sul campo numero 18, rimaniamo a parlare di tennis femminile, troviamo la finalista dello scorso anno, la 31enne Nathalie Tauziat, qui due volte quarti di finale anche al Roland Garros, vedete finalista lo scorso anno, numero 8 del ranking mondiale, la Tauziat che affronta una giovane giocatrice che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, ovvero sia Mirjana Lučić. Intanto al mio fianco non c'è più Roberto Lombardi, ma... Luca Boschetto. Nathalie Tauziat contro Mirjana Lučić, incontro molto interessante, la Lučić sprofondata al numero 134 della classifica mondiale, però qui ha avuto il merito di battere al terzo turno Monica Seles con un doppio 7-6, poi negli ottavi ha battuto la Tana Sugarne. Ricordiamo la Lučić, anzi l'hai accennato tu prima, seconda carriera, nel senso che aveva iniziato molto bene, la sua giovanissima carriera è stata numero 52-97, 51 l'anno scorso, ha vinto il doppio all'Open d'Australia con Martina Hingis e qui a Wimbledon un titolo lo ha già colto perché, anzi, è andata in finale con Maish Bupati nel doppio misto, quindi insomma l'erba la conosce, soprattutto è stata anche una buona doppista. Nathalie Tauziat, l'hai detto tu, finalista Wimbledon la scorsa stagione, sconfitta da Jana Novotna. Ed è stato quello il suo miglior risultato a livello di Grande Slam, classe 67 contro la Lučić che è dell'82, sono 15 anni di differenza, quindi tanta esperienza più per la Tauziat. C'è un precedente, nel 97 a Strasburgo sulla terra ha vinto una giovanissima, allora Lučić 6-1, 3-6, 7-5, non si sono mai incontrati né in un torneo del Grande Slam e né su questa superficie né sull'erba. L'arbitro è il signor John Frame. Ma insomma la Lučić è una ragazza che aveva regalato tanto nella sua carriera da junior, prometteva tantissimo, aveva cominciato a confermare tutte le sue promesse, è arrivata nelle prime 40 giocatrici mondiali, è arrivata come massimo risultato alla 32esima posizione del ranking e poi ha avuto tanti problemi, ha avuto problemi fisici, ha avuto problemi a un polso, a una spalla, a un ginocchio, alla caviglia, ha avuto tanti problemi da questo punto di vista. Qui apre intanto con un doppio fallo e poi ha avuto i problemi che tutti sanno, di cui si sono occupati tutti i giornali anche non soltanto sportivi, i problemi con il padre che insomma sembra la picchiasse alla fine delle partite, un rapporto difficile anche con la mamma, lei e la mamma sono scappate, si sono rifugiate negli Stati Uniti, hanno chiesto anche il passaporto, hanno cancellato dalla loro vita questo padre, tanto che ad esempio nella guida che viene prodotta dal circuito femminile, dal circuito WTA, non figura più neanche il nome del padre, il padre che ha avuto un passato da atleta proprio nell'atletica, padre che era andato a vivere, a lavorare in Germania e lei è nata anche tennisticamente in Germania, anche se come avevo ricordato già nell'altra partita, quella contro Monica Seles, lo sviluppo importante che ha avuto Mirjana Lučić tennisticamente l'ho avuto in America, in Texas, negli Stati Uniti, a San Antonio, dove è andato ad allenarsi spesso sotto la guida tecnica di John Newcomb. Nathalie Tauziat invece è conosciuta anche per essere la cugina di Deschamps. Ci avevamo dei risultati quest'anno dalle due giocatrici. La Tauziat si è preparata molto bene sull'erba perché ha raggiunto la finale a Birmingham dove ha perso dalla connazionale Alar e soprattutto la finale a Eastbourne dove perse dalla Zvereva, un incontro quasi vinto perché si trovava 6-0, 3-0. Tanto mentre vediamo inquadrata Mirjana Lučić diamo quella che è la notizia probabilmente più importante, certo. Cioè ha smesso di piovere, non solo, stanno scoprendo i campi, il centrale è stato in questo momento scoperto, adesso Alan Mills che è il giudice arbitro andrà a fare la sua ispezione classica, ecco qui vedete le immagini che ci offrono prontamente dalla nostra regia qui a Wimbledon. Il giudice arbitro farà l'ispezione con il dorso della mano, sentirà il grado di umidità dell'erba e poi valuterà l'opportunità di riprendere in tempi più o meno brevi. Naturalmente il nostro ottimismo è incrollabile e noi ci attendiamo di vedere la fine del match, almeno la fine del match di Steffi Graf. Dicevamo che si è preparata bene la Tauziat sull'erba, la Lučić ha giocato anche lei a Birmingham e Eastbourne, però ha perso il primo turno a Birmingham dalla Talaia, Eastbourne ha battuto la Fusée, poi ha perso dalla Zvereva. Qui invece ha giocato molto bene, soprattutto con la Seles. 15
pari 15-0. Passa la Lucic, c'era spazio, lo vuole della Tosia, quasi un passaggio Massimo. Beh, risposta aggressiva della Lucic, soprattutto molto bassa, e qui si espone al dritto della Lucic. È chiaro che come adattabilità alla superficie la Tosia è nettamente favorita, e non soltanto per la finale dello scorso anno, è una giocatrice che è in qualche modo in finale di carriera e proprio in questa fase della sua carriera si trova laddove deve faticare un po' meno, ovvero sia sull'erba, dove può far valere quello che è innanzitutto la sua esperienza sulla superficie e poi il suo superiore controllo di palla. La Lucic è una giocatrice che non è una giocatrice da erba, perché è una giocatrice che non si sposta benissimo sull'erba, tira molto forte, è una giocatrice che nella giornata in cui, come si suol dire, le va tutto dentro e può essere ingiocabile, anche se non proprio una giocatrice da erba. È chiaro che con una giocatrice così esperta ha i suoi problemi. Tosia che ha preso molto bene la rete, ricordiamola, non solo finalista qui nel 98, ma anche semifinalista nel 92 e nel 97. Naturalmente la Tosia, per cercare di abbreviare gli scambi, cercherà anche di prendere la rete con maggiore frequenza rispetto alla rivale. 40-30. Profonda la risposta della croata, la Tosia nulla può. Parità. Pensate che la Lucic prima di questo torneo vantava nel 99 3 vittorie e 8 sconfitte nel circuito WTA. Sì, ha giocato poco, ha giocato poco. Ha giocato pochissimo proprio per tutti i suoi la somma dei suoi problemi personali e poi anche fisici. Primo ace della Tosia. Se dovesse vincere questo incontro arriverebbe a quota 100 vittorie sull'erba in carriera. Ancora stessa situazione di prima, una profonda risposta della Lucic, la Tosia non trova la palla, seconda parità. Beh, questo è quello che deve fare la Lucic, cercare di tenere il più lontana possibile la Tosia, ma tra le due quella che è chiamata a prendere più rischi è proprio la Lucic in questa partita. Rischi che ha preso con la Seles, la stessa giocatrice di origini serbe. Però in una partita diversa, sì. Perché era una partita tatticamente opposta, perché la Lucic e la Seles hanno più o meno lo stesso gioco, un gioco di potenza, un gioco, se vogliamo, da entrambe le parti meno da erba. Questa volta lei affronta una giocatrice che l'erba la conosce bene, ricordavi opportunamente tu il numero di vittorie che ha ottenuto su questa superficie. E allora qui le cambiano le prospettive totalmente della partita. La Seles è stata anche spiritosa, perché ha detto: la Lucic so che mi seguiva da piccola in televisione e evidentemente mi ha seguito molto bene. Ha imparato qualcosa. Ha imparato qualcosa, a volte mi sembrava di giocare contro uno specchio, anche se la Lucic non ha proprio l'approccio della Seles, ma insomma. Terza parità, quindi problemi per la Tosia. E nel turno precedente ha battuto la belga Van Rost, un Monami, al terzo 6-3. Vantaggio Tosia, tutto sommato Massimo, un tabellone non impossibile da Tosia. No, assolutamente, credo che avrebbe messo più di una firma per avere questo tabellone, anche per avere tutto sommato la Lucic nei quarti, proprio per il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, e ancora con un buon tocco a rete, spostandosi bene, la Tosia tiene finalmente, dopo aver salvato delle palle break, il suo turno di servizio ed è uno pari. Nel turno precedente, per proseguire invece il discorso che stavamo facendo, la Lucic ha trovato un'altra giocatrice tatticamente comoda per lei, perché la Tanasugarn è un'altra
giocatrice che non l'è mai andata a rete. Sullo sfondo intanto vediamo con la maglietta bianca Joe Giuliani, che è il suo coach, definiamo coach, è il suo coach, poi parleremo di Joe Giuliani. La sua gara è una giocatrice che non serve benissimo e non le va a rete, è una giocatrice che si sposta molto bene sulla linea di fondo ma non riesce ad andare molto avanti e ha grandi problemi nel contropiede, e a quel punto la Lucic può avere gioco facile, quindi viene da due match in certo qual modo abbastanza simili e incontra invece un'avversaria totalmente diversa. La Lucic che ha avuto i maggiori problemi con la Erika Delon, numero 135, era passata dalle qualificazioni, ha vinto 3-6, 7-6, 7-5 al primo turno, poi ha battuto la Diaz Oliva, la serie è appunto la Tana Sugarn. È stata in campo però 6 ore, altosia 4 ore e mezzo. Grande risposta di rovescio della Tosia. Brava, perché ha fatto quel mezzo passo indietro per trovare bene la palla. Qui lo rivediamo, guardate come deve spostarsi leggermente all'indietro, stringe molto il movimento di puro incontro, prende la palla in avanti, grande angolo. Più un ace per la Lucic, è una delle 5 giocatrici che sono riuscite a vincere un torneo all'età di 15 anni. È in buona compagnia perché tra queste ci sono la Austin e la Rinaldi, insomma. Ma estetica dici o tennistica? Beh, tennistica. Ah beh, no, chiedevo. Anche se Katy Rinaldi era una bella ragazza. E si è un po' rovinata col crescere. Però carina era. A quei tempi era molto carina. Ancora con il servizio Mirjana Lucic. Negli anni 80 la Rinaldi è stata una delle due giovanissime che aveva fatto sensazione a Wimbledon, l'altra era Andrea Jäger. Andrea Jäger con le sue lunghe trecce. Andrea Jäger che è sempre presente qui a Wimbledon, è presente a US Open, va in molti tornei, lavora, collabora con delle televisioni, ma soprattutto si occupa delle fondazioni benefiche. Sì, lavora con i bambini disagiati. Sì, molto brava. Ragazza impegnata nel sociale, lo ricordavamo proprio prima in redazione parlando di Andrea Jäger. 2-1 Lucic. Qui dobbiamo una precisazione però, Luca, perché abbiamo parlato di Joe Giuliani, abbiamo detto il suo coach, facendo una pausa. Allora, ne facciamo un'altra di pausa, diamo un attimo la linea alla regia, torneremo tra pochissimo e parleremo della Lucic, della Tosia e del suo coach. Lucic in vantaggio per 2-1. Dovevamo la spiegazione su Joe Giuliano, l'abbiamo visto sullo sfondo. Joe Giuliano è un amico di Agassi, è un amico di Brad Gilbert, che diciamo viene consigliato a delle giocatrici che in effetti si rivolgono però a Brad Gilbert come avere una guida, per avere una guida tecnica. Così era stato per Mary Pierce, così è per Mirjana Lucic. C'è da dire che Joe Giuliano è un personaggio molto simpatico, che è un personaggio del circuito, e poi comunque la sua vicinanza con Brad Gilbert permette una supervisione dello stesso Gilbert. A volte queste giocatrici possono giocare con Agassi, e come abbiamo visto la partita con la Seles c'era addirittura John McEnroe nell'angolo della Lucic, questo perché McEnroe è un altro grande amico di Joe Giuliano. 40-0, la Tosia prende bene la rete. Straordinario il passante, tutto polso della Lucic, con la Tosia che probabilmente pensava di o aver vinto il punto o perlomeno di poter giocare una comoda volée a quel livello. Ma la volée d'approccio era abbastanza profonda, molto brava la Lucic, ha trovato un angolo davvero difficile. Ancora! Questo è ancora più straordinario. Di puro incontro. Tutto braccio. E questo è il tennis della Lucic. Poco da erba ma molto efficace. Però la Tosia riesce a mantenere il servizio. Due pari. Prima palla che la sta aiutando davvero molto. Natalia Tosia, vittima un po' sacrificale la scorsa stagione di Jana Novotna in finale.
Buona risposta d'incontro della Tosià, 0-15. Quindici pari. Ha tirata a rete la croata, riesce però a chiudere comodamente. Paglia decisamente la misura del colpo, la Tosià. Si è eseguito proprio male, ha cercato di essere aggressiva con il dritto, ma insomma ha portato male il colpo fermandosi malissimo con la gamba, anzi non fermandosi per nulla. 40-15. Peccato l'ace centrale, la Lucic sembrava... Sai che forse l'aveva trovato. Infatti, ho avuto anch'io la stessa impressione, Massimo. Serie di errori, ma il punto lo porta a casa la Lucic. Insomma, la Lucic è andata a giocare di tocco sull'erba con la Tosià e ha fatto anche il punto. Comunque, tiene il servizio ed è 3-2 in suo favore. Per lei tutto quello che viene in questo torneo è davvero tutto guadagnato. Si presenta come numero 134 delle classifiche mondiali in quella che abbiamo sottolineato è una sorta, ed è strano dirlo, di una ragazza così giovane, di seconda gioventù. Qui vediamo l'angolo della Tosià, c'è anche Françoise Dürr, ex grande tennista francese, adesso responsabile giocatore federale proprio a livello femminile. Dicevo, la Lucic sta cercando di, prima ha cercato di ristrutturare un po' la sua vita, di fare ordine nella sua vita, adesso sta cercando di ritrovare il suo tennis, di ritrovare i risultati. È chiaro che la vittoria sulla Sele, se comunque andrà a finire poi questa partita, sarà un torneo fondamentale per ritrovare questo. Guarda come ha un atteggiamento divertito anche in fasi agonistiche, insomma, di gioco. Dopo le pessime esperienze con il padre, di cui si parlava prima. E anche quelle fisiche. Ma al di là della violenza fisica bisogna poi ricordare, se parliamo soltanto della professionista, lasciando stare quelli che sono stati i problemi psicologici che sono derivati da questo, tutti i problemi fisici che ha avuto, ripeto, spalla, gomito, ginocchio, caviglia. Qui la Tosià si fa trovare lontana dalla rete, ma la risposta della Lucic era sicuramente ragguardevole. Vedi che porta ancora una fascia sull'avambraccio, serve per tenere caldo il muscolo. Ragazza molto sensibile, molto simpatica Mariana Lucic, parla anche un po' di italiano perché ha giocato molto in Italia. 0-30 proprio nel 98 a Roma giocò un gran bel torneo, Massimo. Ha sconfitto Mary Pierce. 15-30 direttamente con il servizio Nathalie Tosià. Due ace per parte.
40-30 ancora con il servizio la Tosia. Bella la volée di approccio con il rovescio, adesso 40-30 palla per il gioco. Vedete la statistica dei punti a rete per la francese, sicuramente più attaccante della rivale, i meccanismi dell'erba li conosce decisamente meglio. Su questo non c'era nessun dubbio alla vigilia, l'avevamo sottolineato più volte. Qui doppio fallo però. Prima abbiamo visto inquadrato anche un attimo vicino a Françoise Dürr, Régis de Camaret, che è il coach della Tosia da tanti anni, l'ha seguita, l'ha presa praticamente da quando è uscita dal livello junior e l'ha accompagnata per tutta la sua carriera da professionista. A 13 anni, tenta il pallo netto, la Lucic esce. Prima allenava la coppia Tosia e De Mongeau, adesso la De Mongeau che ha messo su un circolo dove allena e dove si allena anche la Mauresmo. Adesso con De Camaret si allenano la Sido e la Fusée. Ace della Tosia, tre pari. Bene, tre pari in questa partita, abbiamo visto tanto tennis in differita, abbiamo visto Rafter, abbiamo visto la Stevenson con la Dokic. Abbiamo visto computer e idee per l'innovazione. Sempre in diretta da Wimbledon, ci spostiamo sul campo numero 18, dove vediamo inquadrata e al servizio la francese Nathalie Tosia, finalista l'anno scorso. Di fronte a lei la croata Mirjana Lucic. Il punteggio 2-1 Lucic nel terzo set. La Tosia ha vinto il primo set 6-4, la Lucic ha vinto il secondo 6-4. E conduce, ripeto, 2-1 nel terzo. Qua dà un'occhiata, ma forse ha rimbalzato male la palla. No, lei l'ha vista. Lei ha dato l'occhiata che si dà la palla fuori. Sì, perché sai, per un cattivo rimbalzo sì. Ci si irrita, ma non con la riga magari. Ha gridato Tagel a qualcuno. Accidenti, è proprio un insulto questo. E chissà chi si è rivolta a Nathalie Tosia. Intanto ci hanno comunicato che domani il programma inizia sia sul campo centrale che sul campo numero 1 a mezzogiorno ora locale, le 13 in Italia. E stanno cercando di finire il torneo come previsto, sì, entro domenica. Facendo le due finali, bisogna vedere come la pensa Giove Pluvio. Insomma, previsioni non sono esaltanti, per oggi sono buone. Sì, ecco. Sì, no, oggi siamo a posto. Che scambio. Bravissima Tosia, che addirittura ha trovato modo. Oh, ha sbagliato l'ultima. Rovina tutto. Apnea, perché questa è una delle due autentiche giocatrici da erba rimaste, l'altra era Novotna. E guarda caso, era la finale l'anno scorso. Guarda lì, ha costruito tutto benissimo. Perfetto. Avrete visto da voi che questa ragazza, che di ultima leva, picchia il doppio di Nathalie Tosia, naturalmente rovescio bimane, grandi botte dal fondo, quasi mai a rete. Insomma, si va verso una sorta di omologazione stilistica che non esalterà di sicuro gli appassionati. Due pari, terzo set. Tosia simpatica, così paccioccona, tutt'altro che una Venere, eppure si è fatta fare delle fotografie birichine quest'anno, servizio molto birichino.
e addirittura ha fermato perché le chiedevano, ma insomma i giocatori molte volte rivolgono delle occhiate interrogative alle spettatrici di prima fila, insomma magari di lì nasce qualcosa, e ha detto ma anche noi, sa, ha risposto l'intervistatore, perché dice se io vedo un bel giovanotto in prima fila, certo che lo ad occhio, dice, però poi sono troppo timida per farglielo sapere, per farglielo sapere, e da parte di una che è tutt'altro che Venere non è mica male, insomma è spiritosa. Ha toccato, mi pare, dal salto di della Lucic di gioia, ma non sarei capace di giudicarla quella palla io. D'altro canto 15-0, quindi. Il giudice di linea ha dato ragione alla Lucic. Ricordo che il punteggio è 2-2 nel terzo set. Gran rovescio da fondo della Lucic, questo è un gran colpo, lo rivediamo, sì. Merita, guarda qui, op, guarda dove ha messo la palla. La Lucic, ricordo, ha eliminato Monica Seles in questo torneo. La Seles non è proprio quella che si dice una giocatrice da erba, ma insomma qui vanta una finale. Sì, ma non è più la stessa Seles. Perché non, è indubbio che ci sono due Seles, prima e dopo. Prima, la, e dopo. Prima e dopo la coltellata. 3-2 Lucic con un ace. Oltretutto una Seles che non è mai più riuscita a trovare una condizione atletica accettabile, perché insomma è sovrappeso in un modo preoccupante. La Lucic ha avuto anche molta visibilità giornalistica, nonché televisiva, per la vicenda del papà. Aveva un papà manesco. Quello del club, no? Del club dei papà maneschi. Aveva un papà manesco che ha dovuto sfuggire, lasciandolo in Croazia e andando addirittura via con la mamma e i quattro fratelli. Quindi si vede che erano stufi di essere picchiati. E hanno trovato rifugio negli Stati Uniti e lei manifesta l'intenzione di diventare cittadina americana. Natalito si ha al servizio, 3-2 Lucic, terzo e decisivo set. Chi vince questo incontro trova in semifinale Steffi Graf. Che non è proprio un regalo di Natale. Ma insomma, se è la Graf di ieri, è la favorita del torneo. Decisamente favorita, più di quanto già non fosse. Sì, perché, sì. Insomma, c'era la Hingis, adesso qua la Hingis se la sono dimenticata tutti. Ma la Hingis ha giocato una partita addirittura masochista. Ho rivisto i nastri di quella partita e sembra proprio che la Hingis fosse più contenta di perderla che di vincerla fino a questo punto, dopo un lite con la mamma. C'è la teoria che abbia perso per fare un dispetto alla mamma, è una delle teorie. È una teoria. Comunque la vicenda che viene riferita da fonti degne, come si dice? Fonti fedeli? Di fede. Fonti degne di fede, non posso citare chi me l'ha detto perché un mio amico svizzero non sta bene, è che prima del torneo la Hingis, scusate se divaghiamo, divago un po', prima del torneo la Hingis si stesse allenando al Queen's Club con un'altra ragazza, non so, mi pare fosse Kurnikova, e giocava veramente in un modo canino. E finché a un certo punto la sua mamma Melanie, dopo averla richiamata 2 o 3 volte, le ha detto: guarda che se vuoi continuare a giocare così, allora un allenatore non ti serve. Siccome la mamma è l'allenatore, e la Hingis ha detto: va bene, ma se non mi serve continuo da sola. Risultato, mamma Melanie è tornata a casa. È andata a casa. Ace della Tosia. E di lì è nato un piccolo dramma, ma forse è giusto ritornare alla partita, perché insomma se no questa qua è chiacchiera, non è più televisione. 40-15,
due palle per il 3 pari.